Ok, fino a questo momento ho fatto una cosa. Ho dato un suono alle scale. Nel corso della mia vita ho fatto molta fatica, come penso un po', soprattutto negli anni passati, no? Fino a quando le cose non ti venivano spiegate, decentemente. Nel senso che fino a quando tu trasporti, eccetera, eccetera, fondamentalmente lungo tutto il manico, però la scala rimane sempre la stessa. Ma fino a quando rimane la stessa? Perché se tu metti Do delta, Di minor, G dominant, F delta, dov'è la differenza vera quando si parla poi di Lydian o quando si parla di delta? Se poi alla fine sono sempre delta e delta al primo quarto, dov'è che cambia? Com'è che faccio a farti sentire la differenza di questo delta a questo delta a questo delta a questo delta? Eh sì, e questa è la differenza, no? Quindi, la mia prima esperienza importante è stata quando ho trovato un uomo che mi ha detto: guarda, la cosa funziona un po' in questi termini, no? Incomincio a pensare a questa scala. È vero che tu hai i tuoi gradi che non cambiano, se vuoi abbassarli, perché vedi il sesto, il terzo, il settimo, perché li senti. Ma allora devi per forza di cose assolutamente dire: ecco il sesto major, Andorian. Minor, non mi basta mettere primo, terzo, quinto giusto e seven minor, ma devo farti sentire il six major. Perché altrimenti, che cos'è che mi fa, a cosa mi serve trasportare semplicemente sempre gli stessi gradi del pattern, no? E allora diciamo che già dagli stessi accordi, anche solo del pattern stesso, e quindi dei delta di F, dei delta di C, io anche rispettando sempre le stesse note della tonalità, sono in grado lo stesso di farti sentire le differenze. Magia, no? Do delta. Sesta nona, cominciamo anche a vedere altre differenze, le vedi anche nel laterale. Qui spostiamo la terza, qui dobbiamo usare un sottodominante o un six minor, perché un Aeolian in sostituzione 1-3-6, se vogliamo, tra il fatto che non possiamo usare un quarto grado al canto su un delta, perché non esiste questa forma. Ok. Quinto al canto. Un tredicesimo. E adesso, per avere un settimo al canto, ecco che ad esempio uso questo undicesimo eccedente. Un F. Ma vedi che ho primo, settimo e ho spostato. Invece di fare fa delta, riporto do major 7. Quindi ad esempio già qui ho acquisito alcune forme, il retorico do minor 6 major. Per il frigio abbasso la nona bemolle.
Thank you.